Buonasera a tutti, dovremmo essere live, ce lo confermano, siamo live. Io sono Flavia Gamberale, sono giornalista esperta di comunicazione e stasera vi accompagnerò in questa chiacchierata con Anna Maria Lusardi. Anna Maria Lusardi, che sicuramente la conoscerete tutti, è la direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e, ancora prima di questo, è un'economista di fama internazionale, tra l'altro inserita anche recentemente dal Corriere della Sera nel novero delle 110 donne che più si sono distinte per il loro operato e, ancora prima, ecco, nel 2019, incoronata, da Forbes tra le 100 donne di successo in Italia. E in questa nostra chiacchierata stasera parleremo in particolare di educazione finanziaria, dell'attività del Comitato, ma coglieremo l'occasione anche per discutere di alcuni dati sulla disoccupazione attuale, sulle conoscenze finanziarie degli italiani, quindi analizzeremo quali sono i gap in termini di conoscenze finanziarie che purtroppo la popolazione italiana sconta. Racconteremo, dati alla mano, come disporre di solide conoscenze finanziarie di base sia anche un ottimo strumento poi per fronteggiare al meglio situazioni di crisi, quindi come l'educazione finanziaria sia fondamentale anche per reagire in maniera più resiliente alla crisi. E quindi parleremo anche di un concetto, tra l'altro coniato in occasione della crisi del 2008 dagli economisti di resilienza finanziaria e andremo ad indagare proprio l'importanza di questo concetto. E di tutto questo appunto ne parliamo con Anna Maria Lusardi, di cui insomma mi fa piacere raccontarvi l'esperienza professionale accademica, perché ben prima di essere direttrice del Comitato per la programmazione delle attività di educazione finanziaria, come dicevo, è un economista di fama internazionale. Si è laureata in Italia alla Bocconi, ha proseguito i suoi studi negli Stati Uniti, dove ha conseguito un dottorato all'Università di Princeton e poi da lì ha cominciato a svolgere la sua attività di ricerca, focalizzandosi in particolare sulla misurazione della conoscenza finanziaria e sugli effetti dell'alfabetizzazione finanziaria, un'attività per la quale ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. La professoressa è attualmente University Professor, che è la carica accademica più alta negli Stati Uniti, alla George Washington University Business School e oltre a questo ha fondato e dirige sempre a Washington il Global Financial Literacy Excellence Center, che è un centro di ricerca proprio dedicato all'alfabetizzazione finanziaria. La professoressa nel 2017 è stata chiamata in Italia dall'allora ministro dell'Economia Piercarlo Padoan a dirigere il Comitato per l'Educazione Finanziaria, che è stato istituito proprio nel 2017 attraverso il decreto Salva Risparmio. È bene ricordare appunto in che contesto è nato questo comitato, perché è nato proprio all'indomani delle vicende di risparmio tradito, collegato al fallimento di alcune note banche dei territori, in particolare del Centro Italia e del Veneto, delle vicende di risparmio tradito che hanno coinvolto e purtroppo messo sul lastrico svariate migliaia di risparmiatori italiani. E questo fatto sicuramente ha portato alla ribalta un problema che forse fino ad allora era stato fin troppo ignorato, che è il tema appunto della mancata educazione finanziaria degli italiani. Ovviamente questo al netto dei comportamenti fraudolenti che chiaramente in quell'occasione ci sono stati anche da parte delle banche. Però ecco appunto una vicenda che sicuramente ha scoperchiato un vaso di Pandora, si è appurato che molte famiglie avevano effettuato investimenti senza adeguata cognizione di causa e da qui è nato da qui l'importanza di intervenire e di creare appunto questo comitato che si dotasse di una strategia per l'educazione finanziaria degli italiani e che potesse intervenire a colmare quelle lacune formative, chiaramente nei limiti della sua struttura e potesse anche intervenire a livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica su queste tematiche. Allora, io inizierei subito, prima ancora di parlare di educazione finanziaria, comincerei a analizzare dei dati che sicuramente mi hanno molto colpito, i dati sulla disoccupazione. Abbiamo visto dalle ultime rilevazioni dell'Istat che a dicembre è crollato il tasso dell'occupazione, in particolare delle donne e dei giovani. I dati sono impressionanti: su 100.000 occupati in meno, 99.000 sono donne, quindi un dato sicuramente molto significativo. E questa è sicuramente quella della disoccupazione
in generale, in particolare giovanile e femminile, è un'altra emergenza che il nuovo governo sicuramente dovrà affrontare. Professoressa, io mi permetto di darti del tu perché ho avuto il piacere di lavorare con te come esperta di comunicazione digitale, quindi insomma ti do del tu. In che modo l'educazione finanziaria può essere utile per la ripresa? Grazie Flavia, buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui stasera a parlare di questo argomento. Innanzitutto voglio ricollegarmi a quello che dicevi prima, ovvero che l'educazione finanziaria riemerge sempre con le crisi. È successo così con la precedente crisi del 2008 e sta succedendo anche adesso. Io voglio dire che l'educazione finanziaria innanzitutto non è una risposta alla crisi, ma è una risposta al mondo che cambia. Ma la crisi rende più visibili i costi dell'ignoranza finanziaria e rende molto palpabili quali sono i vantaggi di avere quelle conoscenze di base che ci permettono di navigare il mondo intorno a noi. Quindi vengo al punto di adesso, alle statistiche che abbiamo visto sono delle statistiche allarmanti e che mettono in evidenza come due gruppi importantissimi per l'economia del paese, come i giovani e le donne, sono particolarmente vulnerabili, sono stati colpiti in modo molto più grave da questa crisi. Devo dire che questo risultato lo avevamo già messo in evidenza lo scorso giugno-luglio. Con il rapporto che avevamo scritto insieme alla società di rilevazione dati Doxa, dovevamo subito esaminato qual era la situazione delle famiglie italiane all'emergere di questa grande crisi. E avevamo fatto vedere che innanzitutto si stava già vedendo come i giovani e le donne fossero particolarmente colpiti e anche che erano già arrivati con più vulnerabilità. Ed è per questo che è venuto il momento proprio di parlare di loro e soprattutto di usare, di considerare questi due gruppi per la ripresa e di concentrare gli sforzi della ripresa proprio su questi due gruppi. In particolare, se noi pensiamo ai giovani, innanzitutto era sempre stato necessario un investimento in formazione e un investimento in educazione ai giovani. Io dico sempre, se non lo facciamo, non stiamo costruendo il nostro futuro. La crisi lo rende particolarmente urgente. Lo stesso è per le donne. Questo è un gruppo molto importante e se ha sorretto l'economia in questo momento critico, dobbiamo renderlo più forte nel futuro. È un investimento per il futuro ed è un investimento necessario da fare. La crisi lo rende particolarmente urgente. L'educazione finanziaria diventa una leva per la ripresa economica, perché le persone che sanno investire bene i propri risparmi, che sanno navigare e che sanno gestire la maggiore incertezza che una crisi di questo genere comporta, fanno meglio e fanno meglio anche per l'economia e fanno meglio anche per la società. Quindi è un vantaggio per tutti utilizzare queste conoscenze in un particolare momento come adesso diventa molto urgente aumentarle. Noi sappiamo che l'Italia ha delle conoscenze finanziarie, le persone in generale hanno delle conoscenze finanziarie piuttosto basse, quindi voglio dire, tanti gruppi sono vulnerabili, o in aggiunta ai giovani, alle donne, ma diventa particolarmente importante in questo momento proprio focalizzarci anche su questo. Certo, sono temi centrali anche proprio per l'attività del comitato stesso, insomma per la stessa strategia che avevate predisposto, che appunto si basava anche sul raggiungimento di queste fasce di popolazione che insomma maggiormente poi hanno bisogno di essere sostenute. Senta, ma è vero, senti anzi, se no ti ridò del lei, senti, è vero che c'è una stretta correlazione tra mancanza di conoscenza finanziaria e fragilità finanziaria e chi ne sa di meno è anche più vulnerabile alla crisi. Questo è un dato di una ricerca che avete condotto con la Doxa, che insomma vorrei che mi spiegassi, ci spiegassi. Sì, è proprio così. Con la Docs abbiamo raccolto dei dati proprio su questa fragilità finanziaria, che abbiamo misurato come la capacità di resistere agli shock, è un termine quasi ingegneristico che era proprio emerso durante la crisi del 2008 e che abbiamo cercato di valorizzare anche adesso perché si sta ricominciando a vedere lo stesso problema.
E quello che abbiamo visto è proprio che queste capacità finanziarie, le conoscenze finanziarie, non c'è bisogno di essere esperti, ma le conoscenze finanziarie di base si sono rivelate uno scudo per proteggere meglio contro i colpi dello shock. E quindi chi ha queste conoscenze di base sta facendo meglio. E questo non è vero solo in Italia, abbiamo esteso poi questi studi anche negli altri paesi ed è lo stesso, perché è un po' la stessa, tra l'altro, logica. Quindi chi sa di più sa fare meglio, sa destreggiarsi meglio e sa proteggersi meglio. Quindi ancora una volta abbiamo visto che non solo l'educazione finanziaria è utile in generale per prendere decisioni finanziarie, ma è particolarmente utile nei momenti di crisi. Ed è questa un'altra ragione per cui le crisi fanno vedere, portano in superficie proprio l'importanza di questo. Devo dire che è una verità internazionale, non è un caso che tanti anche istituzioni internazionali a loro volta stanno proprio parlando dell'importanza dell'educazione finanziaria. Certo, possiamo dire che sicuramente la mancanza di conoscenze rappresenta poi per gli stati un costo sociale molto alto, perché essendo strettamente poi collegata al benessere, alla capacità dei cittadini di reagire ai momenti di crisi, sicuramente è un dato interessante anche proprio per i governi. E appunto, ecco, proprio tornando su questo tema, l'educazione finanziaria, vediamo, sta sempre più rientrando nelle agende politiche di diversi paesi e proprio recentemente l'OCSE ha presentato la sua raccomandazione sull'educazione finanziaria, tra l'altro ha presentata anche proprio qui in Italia, chiedendo che i paesi membri adottino e attuino strategie nazionali per promuovere un approccio duraturo e coordinato in materia di alfabetizzazione finanziaria, quindi che mettano l'alfabetizzazione finanziaria al centro delle loro strategie. Perché è importante per l'Italia seguire questa raccomandazione, forse anche urgente, visto i risultati non brillanti delle rilevazioni OCSE? Esattamente, l'OCSE ci dà innanzitutto, ci ha permesso di confrontare i dati della conoscenza e delle competenze finanziarie degli italiani con gli altri paesi. Quindi è stato utile capire ma noi come siamo nei confronti degli altri paesi, perché sicuramente tutti stiamo vivendo la stessa esperienza. E tra l'altro ci ha permesso di guardare non soltanto agli adulti, ma anche ai giovani. Quindi spero di poter tornare ad un certo punto a parlare anche dei Certo. dati PISA che Sì, misurano la conoscenza un finanziaria dei altro tema. quindicenni, perché come dice l'OCSE, oggi è un tema importante per partecipare alla società. Ecco, quindi innanzitutto con i dati abbiamo capito di avere una conoscenza molto inferiore agli altri paesi, paesi simili al nostro, come ad esempio i paesi OCSE o i paesi del G7. E quindi è importante recuperare, perché come abbiamo visto le conoscenze finanziarie tengono indietro le persone e soprattutto non permettono che si aiutino anche nelle scelte finanziarie, ci sono dei costi individuali e dei costi sociali. Ma direi che la parte più importante di questa raccomandazione dell'OCSE, tra l'altro adottata e firmata dai ministri questo importante anche evento dello scorso ottobre, ci fa capire che questo tema è emerso a livello nazionale, è emerso a livello delle politiche nazionali e soprattutto ci dà uno schema di riferimento, quindi che cosa fare. È importante che si è parlato ancora una volta dell'importanza di avere una strategia nazionale, perché occorre innanzitutto avere un piano, ma soprattutto coordinare poi tutte le attività che possono essere fatte. Ci indica anche come farlo, e chiaramente c'è una grande esperienza su questo. Devo dire che tanti paesi sono addirittura alla terza edizione della loro strategia nazionale, quindi ci sono Addirittura. paesi che da 10 o 15 anni hanno già adottato questa strategia nazionale. E su questo devo dire che l'OCSE è stato un leader visionario. Io ricordo e ho sul mio tavolo in ufficio. La prima rapporto che loro scrissero sull'educazione finanziaria si riferisce al 2005, quindi si riferisce a un periodo molto prima della crisi. Hanno capito che era importante in un momento in cui i paesi cambiavano così tanto, la demografia cambiava, che questo argomento sarebbe stato importante. E così è stato.
E quindi hanno offerto questa esperienza anche degli altri paesi a tutti gli altri. Quindi noi abbiamo anche un esempio di buone pratiche, abbiamo anche indicazioni di quali sono i gruppi su cui puntare per fare bene l'educazione finanziaria e abbiamo anche appunto tanta esperienza e tanti studi e ricerche su cui basarci. Proprio perché l'Italia è diciamo, un po' un fanalino di coda rispetto agli altri paesi, io credo che però sia importante non procedere più a piccoli passi, ma cercare di fare un balzo in avanti. Chi arriva dopo forse ha questo vantaggio, che può salire sulle spalle dei giganti, utilizzare questa esperienza e cercare di fare questo balzo in avanti. La crisi, secondo me, ci dà anche un'opportunità di farlo perché ci offre anche supporto della tecnologia, che volente o nolente, ci siamo dovuti adesso abituare ad utilizzare. E questo può essere un grande vantaggio, oltre ad avere il vantaggio di capire quali sono gli errori che sono stati fatti e di non ripeterli, e quali sono le iniziative che hanno funzionato bene e di utilizzarle. Certo, poi racconteremo anche nel dettaglio tutte le iniziative che il Comitato ha messo in campo. Certo, sicuramente, come stai dicendo anche tu, l'Italia sconta anche proprio un ritardo, perché mentre molti paesi sono partiti prima, noi del resto il Comitato lo abbiamo solo dal 2017. Sicuramente, oltre al Comitato, è chiaro che andranno fatte, si spera, insomma, tutti lo auspichiamo, azioni ancor più incisive da un punto di vista delle politiche educative per migliorare appunto le conoscenze finanziarie. Poi ci arriviamo e approfondiamo anche bene questo tema. Però, tornando all'argomento dei giovani, che appunto è un tema che ci sta molto a cuore perché abbiamo visto che purtroppo anche nelle ultime rilevazioni dell'OCSE, dati OCSE e PISA, anche in questa rilevazione, purtroppo i quindicenni italiani, i giovani studenti, dimostrano di avere conoscenze finanziarie sotto la media. E quindi abbiamo visto, insomma, nell'indagine che è stata presentata quest'estate, diciamo diversi elementi mi hanno colpito. Sicuramente un elemento che è culturale, che è un indice di una certa, diciamo, predisposizione culturale. È questo dato per cui l'Italia è il paese con la percentuale in assoluto più bassa di studenti a cui fa piacere parlare di soldi o di argomenti collegati ai soldi. Io questo non so, Anna, se sei d'accordo, però lo trovo un dato culturale molto interessante perché è come se il discorso del denaro fosse ancora un po' un tabù in Italia, no? Allora, cosa significa questo per il lavoro del Comitato? Bisognerà intervenire forse ancora sui giovani, ma ancor più sulle loro famiglie. Cosa ne pensi? Sì, i dati PISA mi sono particolarmente cari perché l'OCSE mi chiamò intorno al 2008, ricordo ancora l'incontro che facemmo nel campus dell'Università di Harvard, a dirigere il gruppo di esperti che hanno disegnato questo test. Ed è stato molto complicato disegnare un test che misurasse la conoscenza finanziaria dei quindicenni a prescindere dall'economia in cui si trovavano, perché questo era comunque un test internazionale. E direi che questi dati ci hanno veramente permesso di capire molto e di conseguenza di fare molto. Devo dire che molti paesi hanno proprio preso suggerimento da questi dati. La prima rilevazione si fa nel 2012. Innanzitutto voglio sottolineare che con questa iniziativa l'OCSE dice, giustamente, che la conoscenza finanziaria è importante come saper leggere e scrivere, e diventa una conoscenza di base essenziale per i giovani. Altrimenti non possono partecipare alla società. È quella la frase che abbiamo usato, una frase che voglio continuare a ripetere perché secondo me riassume proprio il concetto. Cioè chi è oggi un analfabeta, così come chi oggi non sa leggere e scrivere, è molto ovvio che non può partecipare alla società, che non può, anche se è una persona di grande talento, non riuscirebbe a districarsi perché oggi riteniamo queste minime conoscenze necessarie. Ecco che è così anche nel campo della finanza. E questo secondo me è un concetto veramente importante.
I dati sull'Italia ci fanno vedere che ancora una volta i giovani sanno poco e questo è ovvio, direi, perché vivono in un mondo in cui anche gli anziani, anche gli adulti sanno poco e Sì, quindi, certo. visto che tra l'altro non abbiamo l'educazione finanziaria nella scuola, da dove si impara? Ma molto spesso impariamo a casa, impariamo dai nostri genitori e impariamo anche dai nostri amici o dall'esperienza. Quindi, questo è un fattore limitativo perché in realtà anche la conoscenza degli adulti è bassa. E in generale, credo che se noi guardiamo le materie classiche, umanistiche, il concetto di soldi e di moneta è sempre guardato con sospetto. Ecco, è il momento di cambiare ed infatti noi dobbiamo prendere questa statistica proprio come un'indicazione che il nostro lavoro deve essere particolarmente incisivo, che occorre cambiare, ovvero che non solo bisogna parlare di educazione finanziaria nelle scuole, ma bisogna anche parlare di come cambiare l'attitudine e di come aumentare l'interesse verso questo argomento. E la cosa che voglio anche dire è che io sono particolarmente ottimista su questo aspetto, perché credo che la scuola sia in realtà uno strumento incredibile per trasformare la conoscenza delle persone. E questo lo devo dire perché abbiamo avuto esperienza proprio su questo e voglio raccontare due iniziative in particolare che mi hanno fatto capire che si possono cambiare le statistiche e che la scuola è un grande laboratorio dove, che può trasformare le persone in campioni, che può trasformare le persone addirittura in esperti di una materia che è considerata invece ostica, non interessante e probabilmente un tabù. Cito a questo proposito le Olimpiadi di Economia e Finanza. Siamo arrivati adesso alla seconda edizione e quando questa edizione è partita, mi ha molto colpito innanzitutto la capacità proprio delle scuole di diventare questi laboratori per i giovani e per tanti studenti. E l'altra cosa è che quando abbiamo guardato alla composizione di chi ha vinto, una cosa molto importante, ancora una volta, che parla della trasformazione della scuola, e di cosa può fare. Ecco, i vincitori non sono stati gli studenti dei licei classici delle principali città del nord, ma sono stati anche gli studenti della piccola provincia, degli istituti tecnici. Chi ha vinto non sono stati solo gli uomini, ma anche non solo i ragazzi, ma anche le ragazze. Sappiamo che tra l'altro c'è una grande differenza di genere, in particolare in Italia. L'Italia, ha, diciamo, la maglia nera su questo, è l'unico paese tra i paesi OCSE dove c'è una differenza di genere tra i quindicenni, è l'unico Ah, paese. l'unico, sì, allora. Eppure le ragazze hanno vinto le Olimpiadi. Nella seconda edizione abbiamo addirittura una vincitrice ha vinto entrambe le edizioni, a dimostrazione di come si possono cambiare le statistiche e trasformare in campioni tramite la scuola gli studenti di tutte le regioni d'Italia, gli studenti anche che vengono da una, ad esempio, con un background economico meno abbiente e soprattutto anche le ragazze. Un'altra cosa che abbiamo visto dai dati, infatti, è proprio questo. Chi è che ha la conoscenza finanziaria, in particolare un alto livello di conoscenza finanziaria? Purtroppo sono gli studenti maschi che vengono da famiglie, ad esempio, con genitori laureati, quindi più abbienti, e in particolare nelle regioni del nord. Io credo che sia arrivato il momento invece di democratizzare la educazione finanziaria e renderla possibile per tutti. E devo dire che è la scuola uno dei modi per farlo. Lo stesso l'abbiamo visto con Inventiamo una banconota, un'iniziativa direi meravigliosa, fatta dalla Banca d'Italia e che ha messo proprio a disposizione il loro personale per sostenere le scuole e ha diciamo, dato agli studenti la capacità di inventare letteralmente una banconota. Ma questa banconota doveva avere una storia, quindi ogni anno c'è stato un tema. E voglio raccontare
un episodio dello scorso anno, anche questo molto importante, che ci ha riconfermato l'importante ruolo della scuola e le capacità di trasformare questi piccoli studenti delle piccole scuole di periferia in grandi campioni e devo dire anche con iniziative. La banconota che hanno disegnato, noi volevamo mandarla alla Banca Centrale Europea affinché la prendesse in considerazione, perché il lavoro fatto è stato veramente straordinario. E abbiamo anche capito da quella esperienza che, contrariamente a quello che si vede dalle statistiche, quando c'è la condizione ideale, quindi ad esempio il supporto della scuola, il supporto dei genitori, il supporto degli insegnanti, questo è sicuramente molto importante, quindi anche gli insegnanti che sono formati e che hanno anche la capacità di essere formati su questo argomento, hanno trasformato questi studenti, hanno tirato fuori dei talenti formidabili. Io voglio farvi vedere questi disegni che ci hanno trasmesso e sono stati, devo dire, veramente straordinari e molto spesso commoventi. Dico questa parola commovente perché sono stati gli studenti degli elementari a farci una lezione di educazione finanziaria. Il tema che noi gli avevamo dato è a cosa serve la moneta e l'utilizzo della moneta. E il disegno che loro ci hanno tramandato parlava di tre cose. Innanzitutto la loro visione dell'economia e del mondo è una visione internazionale, quindi non hanno guardato al loro paese ma hanno guardato al mondo. Loro hanno pensato che la moneta serve per risolvere i problemi del mondo, guarda te. E terzo, hanno pensato che l'investimento in educazione e la scuola, il metodo per risolvere i problemi del mondo ed in particolare la povertà. Mi ha molto colpito questo disegno, che fu un disegno di una mongolfiera che portava i libri nel mondo e li faceva cadere nelle regioni particolarmente colpite dalla povertà. Ecco, loro non... I bambini non volevano dare soldi, far cadere i soldi dal cielo, ma quello che facevano cadere sono i libri. I libri e l'educazione, loro dicevano, è un grande investimento per risolvere questi problemi importanti del mondo. Ecco, allora voglio dare a tutti un suggerimento di accogliere questo grande suggerimento, che è sicuramente veritiero, che la finanza può fare molto, i soldi possono risolvere i problemi nel mondo e soprattutto è l'educazione e la formazione che aiuta a costruire il nostro futuro. Certo, guarda, questo episodio che hai raccontato mi ha colpito molto perché sicuramente mi suggerisce due cose. Prima di tutto che anche per formare le giovani generazioni ci vuole competenza, ma ci vuole anche creatività, quindi stimolare la loro creatività. E questo disegno, in particolare questa mongolfiera che lancia i libri, la trovo bellissima, la trovo nella sua semplicità molto profonda, perché suggerisce appunto che la conoscenza è investimento e quindi è anche che ci rende poi liberi, e quella è ciò che ci rende più liberi. E al di là di questo, poi un'altra considerazione che è all'atere è sul tema dell'innovazione dei nostri percorsi scolastici, perché sicuramente in Italia scontiamo da questo punto di vista una pregiudiziale, diciamola così, umanistica, per chiaramente cultura, e quindi tendiamo a privilegiare l'insegnamento delle materie umanistiche, lo dico anche a mio malgrado perché io, ecco, ho fatto un percorso che più umanistico non si può, però sicuramente anche le conoscenze finanziarie, non solo quelle, insomma, abbiamo visto anche il coding, altro tipo di conoscenze più tecnico, scientifico, economiche, possono sicuramente anche aiutarci a vivere meglio, ad affrontare le scelte quotidiane. Quindi, venendo a questo tema, l'educazione finanziaria però purtroppo ad oggi non è ancora materia obbligatoria nelle scuole. Quindi sicuramente tutte queste iniziative che il comitato, e non solo il comitato, realizzano sono importantissime perché stimolano il dibattito, stimolano sicuramente anche la curiosità dei bambini, degli adolescenti, però noi di fatto non abbiamo l'insegnamento obbligatorio di questa materia, ma tu pensi che prima o poi riusciremo a inserirla nei percorsi scolastici, magari all'interno, si parlava tempo fa di inserirla all'interno dell'educazione civica?
pensi che i tempi siano maturi per farlo? Perché già da qualche anno se ne parla, almeno da quando è nato il comitato, quindi forse tu che hai il polso della situazione e nel comitato, insomma, sappiamo che siedono diversi ministeri, tra cui anche il Ministero dell'Istruzione, si sta maturando questa consapevolezza, questa sensibilità, oppure ancora c'è da lavorare? Sì, la risposta direi è sì. Innanzitutto voglio dire dal punto di vista generale è venuto il momento di mettere l'educazione finanziaria nella scuola, cioè procediamo senza indugio. Se non abbiamo bisogno, secondo me, di un'ulteriore crisi per fare questo, quindi mi sembra che sia veramente venuto il momento di farlo. Ritornando alla raccomandazione OCSE, questa è pure una delle raccomandazioni, voglio dire, di una strategia nazionale, ma a prescindere anche da quella raccomandazione, se io guardo l'esperienza degli altri paesi, ecco che molti paesi l'hanno proprio resa materia obbligatoria, e non solo i paesi nordici. È recente la sfida che ha lanciato e l'obiettivo che ha lanciato la Finlandia, dicendo loro nel 2030 vogliono essere il paese con il più alto grado di alfabetizzazione finanziaria. Ecco, io Beh, si direi sono dati un bell'obiettivo, un insomma. Bene, partono bell'obiettivo. avvantaggiati, diciamo, sicuramente Ecco, rispetto a noi, però esatto, viva la una Finlandia, direi. strategia. Però ecco, non bisogna andare nei paesi nordici per ritrovare questo, anche il Portogallo. Da anni ha già reso l'educazione finanziaria obbligatoria, così hanno fatto tanti paesi, in particolare quelli con una matrice anglosassone. E quindi è importante farlo. Direi che l'occasione per noi in Italia è quella dell'educazione civica, perché l'educazione civica, ad esempio, parla anche di digitalizzazione, parla anche di cittadinanza economica, quindi dobbiamo comunque inserirla e possiamo inserirla nell'educazione civica che diventa materia obbligatoria. Sarebbe stato più semplice se fosse stata espressa anche questa, diciamo, volontà di mettere la vera e propria educazione finanziaria, perché avrebbe permesso probabilmente di farlo in modo più semplice. Ma detto questo, si può fare anche in questo modo, e non a caso noi abbiamo redatto e sono disponibili sul nostro portale, che si chiama quelloche conta.gov.it, delle linee guida per l'educazione finanziaria dei giovani. Quindi, uno, chiaramente tutti dobbiamo chiederci: ma che cosa ci mettiamo nell'educazione finanziaria? Che cosa significa fare educazione finanziaria? Che la gente deve sapere come si risparmia, oppure che la gente deve sapere delle assicurazioni? Che cosa sono i temi fondamentali? Ecco, li abbiamo specificati, così come abbiamo specificato il percorso, che deve iniziare tra l'altro molto presto, perché così si imparano tutte le altre materie e così si deve imparare l'educazione finanziaria. Quindi direi che stiamo partendo con le scuole, il Ministero dell'Istruzione fa parte del comitato e ci sta sostenendo su questo. Ecco, io spero che anche un risultato di questa crisi sia di accelerare questo processo ed eventualmente, spero in un breve periodo, anche di poter dire e poter mettere l'educazione finanziaria nelle scuole, e se non diventa una materia indipendente, perché sappiamo che i curriculum sono molto pieni, comunque diventa una delle materie da insegnare ed è inserita anche in tante materie. E la cosa che voglio anche accennare, proprio per chi ha una preparazione umanistica o per altro, ecco, l'educazione finanziaria è una materia scientifica, cioè non andiamo ad insegnare la saggezza del buon padre di famiglia, cioè non sono le piccole regolette che si scrivono sui giornali o le regole del pollice. Andiamo invece a parlare proprio di scelte finanziarie. Quello che la matematica ci insegna, ad esempio, per quanto riguarda le decisioni finanziarie, e quindi vogliamo trasmettere proprio queste conoscenze rigorose, sono quelle che contano, e per dirla con la parola del nostro portale, che sono utili alle persone per prendere le decisioni finanziarie. Voglio anche ricordarvi che si insegna la finanza d'impresa, no? Quindi quando pensiamo ai soldi delle imprese e delle società, nessuno verrebbe in mente di assegnarle a qualcuno che non sa di finanza. Ecco, allora dobbiamo prendere anche quelle nozioni che abbiamo utilizzato per gestire bene i soldi delle imprese e trasferirla anche nella buona gestione dei soldi delle famiglie.
Certo, no, no, ma infatti questo tema è sicuramente molto importante e secondo me anche è coerente con l'educazione civica, perché avere conoscenze finanziarie ci aiuta anche a esercitare meglio i nostri diritti di cittadini, a orientarci nelle scelte quotidiane. Lo ricordiamo, qui si parla di conoscenze finanziarie di base, chiaramente. Quindi conoscenze che ci orientano magari nel prendere decisioni sui nostri investimenti, su come investire i nostri risparmi, su come gestire il nostro denaro, su come anche pensare alla nostra previdenza o anche sottoscrivere delle polizze assicurative. Quindi non è neanche solo, non sono insegnamenti pratici, ma anche profondamente teorici, perché ci insegnano a capire come funziona la finanza, come funziona per esempio che cosa è un'azione, che cosa è un'obbligazione, ma anche le regole, diciamo, più generali, la relazione rischio-rendimento, insomma, tanti concetti che sono concetti che probabilmente è importante cominciare ad apprendere, con cui familiarizzare fin diciamo, dalle scuole primarie, no? Quindi secondo lei l'educazione finanziaria, secondo te, scusami, ti ridò lei, secondo te deve partire quindi più dalle scuole primarie, poi continuare nelle scuole superiori, perché spesso, ecco, ho letto tue interviste in cui si sottolineava questo aspetto sul fatto che prima si inizia e meglio è, e meglio si cementano determinate conoscenze. Quindi ecco, voglio capire, la tua visione rispetto a questo. Quello che dico è che l'educazione finanziaria dovrebbe partire quando arriva la fata del dentino. E questo lo dico con serietà, nel senso che i bambini già dall'inizio sono molto interessati a questo argomento. Io dico sempre: date un salvadanaio ad un bambino e lo trasformate istantaneamente in un abile banchiere. Questo non solo lo vediamo statisticamente, ma tra l'altro la socializzazione verso i soldi inizia molto presto. E quindi è importante, secondo me, proprio parlare di soldi e insegnare ai bambini a trattare di soldi. Cioè, deve essere un argomento naturale, se non lo è, tra l'altro, in un momento come crisi diventa poi invece un fattore anche di ansia. Certo. E come tutte le altre materie, credo che sia molto importante iniziare al più presto, quindi iniziare proprio dalle scuole elementari, perché tra l'altro è come impariamo tutte le altre materie e questo ci permette anche un percorso, quindi si inizia da qualcosa di molto semplice fino a qualcosa di più complicato. Così abbiamo pensato anche le linee guida. Ma su questo voglio anche ricordare anche l'importante lavoro che possono fare i genitori proprio insegnando e iniziando già da piccoli a parlare di questo argomento ai loro figli. E tutti gli studi in realtà ci dicono che è importante partire il più presto possibile e tra l'altro l'educazione finanziaria non deve fermarsi, deve poi continuare nel tempo, chiaramente è una conoscenza che deve anche diventare sempre più complessa con le decisioni più complesse che ci troviamo ad affrontare. E voglio ripetere che non stiamo parlando della conoscenza di esperti, non è che noi vogliamo Certo. trasformare nessuno in un esperto. Nello stesso modo in cui insegniamo, ad esempio, italiano, non perché vogliamo che le persone scrivano guerra e pace, o promessi sposi, ma perché diventino e sappiano apprezzare un buon libro. Una cosa che voglio dire, che gli studi mettono in evidenza, è che chi ha conoscenza finanziaria, tra l'altro, utilizza di più e meglio il consulente finanziario. Certo. Quindi non è che le persone diventano esperti e vanno a vendere azioni e obbligazioni o vanno a scegliere option e future nella borsa, ma sanno dirigersi, sanno, diciamo, navigare meglio il mondo economico intorno a loro e sono i concetti di base che sono importanti ed è questo su cui si sono anche basate le nostre linee guida. Certo, sì, infatti lo ricordavamo prima, che è chiaro, non vogliamo trasformare tutte le persone in Mario Draghi, però sicuramente aiutarle a comprendere l'universo in cui si trovano, a fare delle scelte finanziarie e coerenti, ecco, anche con il loro portafoglio. Esatto, e se mi permetti di dire, sono così contenta rispetto a questa scelta, Ecco, no? infatti Ecco, questo stavo per chiedere. grandissimo economista, questo economista straordinario,
È stato scelto in questo difficile compito. Chiaramente Mario Draghi è un economista di un talento eccezionale e spero che diventi una sorta di, no, anche di figura, di role model, quindi come la conoscenza di economia, di finanza possa essere così importante. Ma soprattutto anche voglio rilanciare l'idea che questo è il momento per noi di apprezzare questa conoscenza e di aiutarlo in questo momento così particolare. Io credo che è una notizia straordinaria. Come economista sono veramente lieta di vedere questa situazione. Certo, sicuramente ecco, un economista di questo tipo avrà anche una sensibilità rispetto a queste tematiche. Tra l'altro, ecco, al di là di tutto, c'è il piano di ripresa e resilienza, che, per cui uno degli assi portanti di questo piano, tra l'altro, è anche l'istruzione. Quindi sono previsti anche investimenti sull'istruzione aggiuntivi e quindi auspichiamo che ci sia anche un occhio di riguardo per il tema dell'educazione finanziaria. Sì, fu proprio Mario Draghi nel suo discorso di Rimini, che è un discorso straordinario, che parlò proprio dell'investimento nei giovani per la crescita del paese. Ecco, a dimostrazione di quanto un economista come Mario Draghi possa essere particolarmente visionario. E questa è anche stata la visione, peraltro, dell'OCSE proprio su questo tema dell'educazione finanziaria. Occorrono leader visionari in questo periodo perché occorre veramente, e la crisi ci dà l'opportunità di reimmaginare il nostro futuro, quindi di cambiare corso e di costruire un futuro migliore. Non perdiamo questa occasione. Assolutamente. E rispetto anche sempre al tema della formazione, tu anche in diverse interviste hai detto che chiaramente si deve iniziare dalla scuola primaria a rendere i bambini edotti sui rudimenti di educazione finanziaria, ma hai anche detto che bisognerebbe pensare a una sorta di educazione finanziaria permanente, quindi nelle università, ma anche nei posti di lavoro. Anche detto, hai fatto anche tempo fa una battuta che mi ha colpito, però che ben testimonia, no, la tua attitudine comunque divulgativa. Quindi l'educazione finanziaria deve andare anche alla bocciofila. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è uno sforzo divulgativo molto importante da fare a vari livelli. E tu pensi che anche nelle università si possa inserire come materia da studiare, al di là, va bene, chiaramente dei curricula economici. Però hai un'idea su questo, rispetto a questo Certamente, tema? certamente non soltanto un'idea, ma un'esperienza pratica. Io insegno finanza personale qua alla George Washington University, ma non da adesso, dal 2013, quindi è da anni che la sto insegnando, è da anni questa materia è insegnata anche in tante altre università. Io credo che sia importante adesso renderla effettivamente una materia del curriculum. Ancora una volta, come insegniamo finanza d'impresa, si deve insegnare anche la finanza personale. E tra l'altro si può anche insegnare per poi usarla anche come professione, quindi chi vuole diventare, ad esempio, un consulente finanziario e così via. È meglio, potrebbe avere seguire questo percorso, ma soprattutto credo che sia estremamente utile oggi per tutti avere queste conoscenze anche più avanzate, in particolare chi studia all'università oggi si trova di fronte a un mercato del lavoro particolarmente complesso e anche vediamo dove i giovani cambiano sempre più lavoro, quindi non è più la tradizionale traiettoria per cui si resta in un'impresa nel lungo periodo. Quindi io credo che sia molto importante metterla nella scuola e devo dire che noi stiamo collaborando con tante università, che sia particolarmente importante, anzi, collaborare con l'università proprio per l'educazione finanziaria. E questo peraltro non è, e anche non ci si deve fermare lì, ma cercare di continuare a mettere poi l'educazione finanziaria in tanti stadi della vita delle persone. Pensiamo ad esempio quanto sia complicato la decisione rispetto alla propria pensione e anche poi a utilizzare la propria pensione. Quindi non è che l'educazione finanziaria serve solo ai giovani e all'inizio della vita economica, ma anzi ci serve per tutto il nostro percorso, anzi le scelte diventano sempre più complesse, anche perché gli errori diventano sempre più difficili, è difficile far fronte o difficile riprendersi magari da errori un po' più gravi.
Quindi era per questo che noi parlavamo e abbiamo anche dei progetti di educazione finanziaria, ad esempio sul posto di lavoro, e voglio ricordare che abbiamo fatto anche delle linee guida per l'educazione finanziaria degli adulti. E questo è particolarmente importante, perché poi quando guardiamo l'educazione finanziaria per gli adulti, ecco che c'è, secondo me, un po' troppo differenze, per cui si parla di educazione finanziaria se si parla di un solo argomento. Le assicurazioni, le Certo, pensioni, no? ci sono Ecco, quella tanti non è argomenti. educazione finanziaria, quella è una, diciamo, Una una porzione. informazione specifica su un tema. L'educazione finanziaria, invece, ancora una volta, dà a tutti queste nozioni di base affinché ci si possa navigare un po' meglio no? Nella nostra società. Quindi quando si è adulti al di fuori anche del mondo scolastico e anche magari al di fuori del mondo del lavoro, credo che sia importante cercare poi di metterla nei posti dove le persone vanno sia per, diciamo, per incontrarsi, ma anche per raccogliere le informazioni. Un progetto che mi sta, per esempio, particolarmente, che ha delle buone potenzialità. Potrebbe essere quello di mettere l'educazione finanziaria nei comuni, cioè di creare dei veri e propri sportelli di benessere finanziario del cittadino, no? Perché anche poi a quel livello, che innanzitutto i sindaci sanno com'è la situazione delle famiglie, possono essere anche più incisivi, e è anche utile poter avere all'interno della propria comunità, un posto dove andare e dove ci si va. Anche senza esitazione, no? Quindi la bocciofila era un po', diciamo, Certo. l'idea dell'incontro tra gli amici, dove si poteva magari utilizzare anche questo, però ecco, per avere anche magari maggiore competenze e anche per risolvere, secondo me, quello che saranno i nostri prossimi problemi, dovremo ri ritornare a parlare di lotta alla povertà. Dovremmo imparare a parlare, secondo me, ancora di più adesso di rivitalizzazione anche di questi piccoli centri, ora che forse le città si sono anche un po' svuotate con questa crisi e si possono reimmaginare e ripensare anche questi borghi che erano stati abbandonati nel passato e che adesso invece potrebbero attirare un po' di più i talenti. Ecco, l'educazione finanziaria può inserirsi anche in questo. Certo, tu ecco, adesso hai citato anche l'apporto importantissimo degli enti locali, dei comuni, delle istituzioni che stanno sul territorio e poi ecco, su questo argomento torniamo quando parliamo del mese dell'educazione finanziaria perché ecco, un altro ruolo, molto, un ruolo importante che ha avuto il comitato, il merito, è anche quello di aggregare, quindi con le vostre iniziative siete riusciti a aggregare una pluralità di soggetti che sicuramente sono importanti perché poi stanno sul territorio e quindi hanno anche una finalità, insomma, il loro operato ha anche una finalità sociale importante che va al di là, insomma, del puro assistenzialismo. Però ecco, anche intervenire sulla conoscenza e sulla cultura è sicuramente un dato importante. Poi hai parlato di finanza personale, del tuo corso, insomma, che so che insegni anche finanza personale all'università e mi ricordo perché ho avuto modo, come dicevamo, di collaborare con il comitato quando è nata poi la rubrica, la tua rubrica dalla scrivania di Anna, insomma, è stata un'iniziativa molto interessante che ho avuto la fortuna poi di seguire da vicino. E io mi ricordo una frase di una lettera in cui si diceva: la finanza personale, questo corso è un progetto sulla felicità. Quindi mi era piaciuta molto perché chiaramente è a parte una dichiarazione importante, però faceva capire molto bene questa frase, come queste conoscenze poi ci aiutassero anche a ci aiutino anche a sviluppare un benessere nostro personale. E ecco, io vorrei che mi parlassi, ci accennassi anche al nostro pubblico di questa iniziativa, di questa rubrica che è nata un po' sulla come insomma ci eravamo detti come ispirazione, le chiacchiere al caminetto, no? Quindi comunque parlare di temi di educazione finanziaria in maniera intima, facendo anche riferimento poi alla vita concreta delle persone. Ecco, ci racconti questa iniziativa che tra l'altro tutti potranno leggere sul sito quellochecontapunto.gov.it, dove ovviamente potrete anche trovare le linee guida che Anna, la professoressa, ha citato, che è un sito molto ricco, anzi che vi consiglio assolutamente di consultare. Però ecco, volevo che mi parlassi di questa iniziativa perché mi sembra molto interessante.
Sì, questa iniziativa è iniziata proprio con l'inizio della pandemia ed è iniziata con il fatto che ho dovuto interrompere i miei viaggi con l'Italia. Io venivo con una cadenza mensile o addirittura anche più frequente in Italia per partecipare alle riunioni del comitato e le varie iniziative. E invece con la pandemia questi viaggi sono finiti e ho iniziato proprio questa rubrica, diciamo, per tre ragioni. Da una parte io stavo insegnando questo corso e mi sono resa conto che i principi di questo corso potessero essere anche resi possibili a un pubblico più grande. Chiaramente è difficile tradurre un corso di finanza personale in uno strumento semplice. Mi è venuto in mente questa idea delle lettere proprio perché si adatta bene alla finanza personale. Come dicevi, la finanza è comunque un tema intimo, un tema personale, e quindi ho iniziato a scriverlo in quel modo, in una forma, diciamo, di lettera, e che però esprimesse, quindi facesse un minimo di educazione finanziaria, cioè tramite la scrittura, tramite le lettere, tramite gli esempi, volevo un po' tradurre questo corso di finanza personale e far capire perché è importante saperlo, che cosa sono i concetti che possiamo imparare e in che modo questi concetti possono aiutarci. Sì, ho citato una frase che dico sempre all'inizio del mio corso. Io chiedo ai miei studenti che cosa si aspettano da un corso di finanza personale, che cos'è un corso di finanza personale. Ed è molto interessante, credo che sia vero in generale, che le persone credano che la finanza personale si riferisca agli investimenti. Significa investire in borsa. Questo è molto interessante. Però non è così, cioè la finanza personale non si riferisce solo e soltanto a Certo. questo, ed in particolare non si riferisce soltanto ai comportamenti, come ho detto agli studenti, ma in realtà è quella che è la base della finanza personale, è un progetto sulla Sulla felicità. felicità. La finanza, come ci hanno detto anche i bambini che dicevo prima, serve per risolvere i problemi, i nostri problemi, e soprattutto serve per raggiungere i nostri sogni, i nostri obiettivi. Cioè il risultato ultimo non è di risparmiare di più o prendere meno a prestito, ma di avere una vita sicura, di poter aggiungere i nostri obiettivi, di far sì che uno shock non ci mandi fuori luogo o addirittura possa avere delle forti ripercussioni sulla nostra vita. È un aspetto molto importante, quindi, no? Quando c'è in gioco la nostra felicità, non dovremo non disinteressarcene, no? Che è sempre l'altra cosa che io dico ai miei studenti: ma come non vi interessate di questo? C'è in gioco molto su questo aspetto. E devo dire che ho cercato con questa rubrica di trasmettere queste idee, questi concetti. Nel modo, diciamo, più, non voglio dire semplice, ma di tradurre, diciamo, un po' queste formule matematiche nei concetti che possono essere utili a tutti per prendere delle decisioni finanziarie. Quindi spero che sia utile. Parlo anche dell'esperienza del comitato, parlo anche di quello che fa il comitato, quindi cerco anche di informare, diciamo, il nostro pubblico su quello che noi stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. E quindi spero che siano un metodo di informazione e anche un metodo di un po' di educazione finanziaria, partendo proprio dalla mia esperienza su questo tema. E soprattutto voglio consigliare a tutti di consultare il nostro portale. Le Certo. lettere sono un modo di no, avvicinarci forse a questo argomento, di capire perché dobbiamo adesso interessarci di questo argomento. Il portale offre tante informazioni, in particolare, ed è qui siamo unici rispetto anche agli altri paesi, noi abbiamo messo le informazioni su tutti gli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali, proprio perché abbiamo visto che le persone non conoscono questo. E poi abbiamo cercato di offrire tante anche informazioni su cose specifiche, ad esempio, quando è arrivata l'emergenza, la crisi dello scorso anno,
Abbiamo creato questa nuova pagina che si chiama Le 10 cose da sapere nei momenti di emergenza. Come Quindi no? Me la anche ricordo bene. e questo è un altro, insomma, un po' strumento in più per è un po' come avere il navigatore, no? Per Certo. diciamo, navigare un po' di più in questo mondo così complesso e così incerto. Infatti, tu hai citato il sito che appunto mi fa piacere di nuovo raccontare perché a parte che è un sito interessante anche per il tipo di storytelling che c'è dietro, si racconta un po' l'importanza dell'educazione finanziaria in base, no, ai periodi della vita, quindi da quando si è più piccoli, poi quando si cresce, comunque quando si deve cominciare a pensare alla pensione. Quindi è anche strutturato in maniera accattivante. Poi ha queste sezioni interessanti, tra cui insomma dalla scrivania di Anna che hai illustrato tu, e poi tante altre che, ecco, un'altra sezione che sicuramente potrebbe interessare il nostro pubblico è quella sui quaderni di ricerca, che io trovo particolarmente interessante perché questa è una sezione che riunisce una serie di studi molto internazionali e internazionali sull'educazione finanziaria che ci dà una fotografia molto chiara di quelle che sono le conoscenze finanziarie nel mondo, di quelle che sono le politiche per rafforzarle, quindi è interessante anche proprio a chi si vuole approcciare a questo tema da un Da punto un di punto di vista vista più della ricerca, scientifico. insomma è sicuramente molto interessante. Adesso un altro tema che vorrei brevemente toccare perché è molto caro al comitato, alla sua strategia e ovviamente poi in particolare a te, Anna. È il tema dell'educazione finanziaria, in particolare delle donne. Chiaramente non è un discorso di ghettizzazione, ma purtroppo abbiamo dei risultati che ci dicono che, insomma, in termini di conoscenze finanziarie, le donne purtroppo ne sanno meno degli uomini. Quindi questo delle conoscenze finanziarie è un terreno dove ulteriormente si può acuire la disparità di genere. Quindi occorre anche in questo contesto intervenire in maniera decisa. È particolarmente vero in Italia questo dato, e già tra le quindicenni abbiamo visto anche nella rilevazione OCSE PISA che questo è un divario che si manifesta da subito. Perché, secondo te? Sì, è un tema molto complesso e come ripeto, in Italia c'è questa anomalia per cui la differenza di genere è già presente tra le quindicenni. Noi abbiamo visto che i dati, il comitato cerca di basarsi il più possibile sui dati e la ricerca, ci indicano che c'è innanzitutto una grande importanza diciamo, della cultura e del background economico e finanziario delle famiglie, ma ci parla anche di quanto siano importanti anche alcuni aspetti della società. È interessante, mi è stato utile vedere come, ad esempio, la differenza di genere si riduce nelle famiglie dove la madre lavora. Quindi se la madre partecipa, diciamo, al mercato del lavoro, questo si traduce poi in una maniera interessante anche per una maggiore conoscenza finanziaria. Quindi occorre anche capire che forse è un po' il risultato della società. Infatti la conoscenza finanziaria è anche più alta nei posti dove si legge di più, nella regione dove si legge di più, dove ci sono più attività economiche, anche più imprenditorialità. E così via. Quindi a dimostrazione che noi impariamo anche guardando un po' il mondo intorno a noi e dalla esperienza chiaramente anche della nostra famiglia, dell'economia intorno a noi. E per ultimo c'è un fattore molto interessante, addirittura riporta l'educazione finanziaria al Medioevo, ovvero che sono le conoscenze finanziarie più alta dove nei centri che nel Medioevo erano dei centri di commercio. Questo secondo me però ci dice due cose. Da una parte che non solo possiamo andare indietro dalla storia, ma soprattutto che non possiamo far sì che lasciare al tempo l'opportunità di cambiare le conoscenze finanziarie. Cioè se la storia ci dice che la grande attività commerciale aveva a poco trasformato la famiglia e i valori, e a poco anche trasformato, diciamo, le conoscenze delle persone, ecco che adesso dobbiamo accelerare questo processo,
E quindi non possiamo più andare a piccoli passi, altrimenti io credo che questo gender gap non si chiuderà. Quindi occorre proprio intervenire con delle iniziative dirette, ad esempio, alle donne, ma secondo me è forse una delle iniziative più utili è proprio l'educazione finanziaria nelle scuole. Perché questo rende l'accesso a tutti, non c'è bisogno di imparare dalla mamma che è al lavoro, ma possiamo imparare tutti. Non dobbiamo essere, diciamo, fortunati di essere nato in un centro particolarmente florido o in un centro particolarmente imprenditoriale. Abbiamo tutti l'opportunità di poter accedere a questo. E poi il mio suggerimento alle donne è proprio questo, di quanto sia importante questa conoscenza finanziaria. Ricordiamoci che viviamo di più e più a lungo degli uomini, ricordiamoci che siamo purtroppo anche più vulnerabili, lo abbiamo visto in particolare adesso nella crisi, quindi è ancora più importante che dobbiamo proteggerci, in modo tale da, poter anche superare questi momenti di difficoltà. E voglio ricordare un'iniziativa molto importante fatta negli Stati Uniti, dove è stata fatta questa statua, si chiama La bambina senza paura, è stata messa di fronte al Charging Bull, il toro che ricorda il mercato, il mercato azionario, la borsa di New York. È una foto simbolica, ma che raccoglie bene degli aspetti della conoscenza finanziaria delle donne. Ovvero, tutti gli studi nel mondo dimostrano che la conoscenza finanziaria è molto bassa, ma non perché le donne sanno di meno, sbagliano le domande, ma perché molto spesso rispondono con io non lo so. E questo, secondo me, è anche un'affermazione di non avere magari confidenza nella propria conoscenza. Mi ricordo sempre che infatti anche nelle mie classi le donne non alzano la mano fino a che non sono sicure, non parlano fino a che sono sicure. Questa è una bella dote, se devo essere sincera, però fa anche sì, può anche portare ad una paralisi magari delle decisioni finanziarie. E quindi il mio suggerimento che voglio dare a tutti è di costruire tutti questa piccola statua e metterla davanti alla borsa di Milano, e se non questa bambina, di trasmettere questa immagine, perché io credo che è venuto il momento, per tutte le donne di avere meno paura e di affrontare, non soltanto il toro, infuriato, ma anche di affrontare tutte le decisioni finanziarie che ci aspettano. Affrontarle ci porterà a migliori risultati. E devo dire, se guardo alle Olimpiadi, che ho ritrovato la stessa attitudine. Tante ragazze hanno detto: io credevo che non avrei potuto farcela, credevo che questa materia sarebbe stata troppo difficile per me e non credevo che avrei potuto vincere. E invece è così. Non solo hanno vinto, ma hanno vinto addirittura 2 volte. Noi sappiamo che le donne hanno molti talenti e che devono essere particolarmente utilizzati in questo tema così importante per loro, per la loro vita e anche per prendersi meglio cura degli altri. Certo, questo è un tema di, come si dice, di empowerment femminile, che poi è anche al centro della strategia del comitato, che ha insomma, una grande sensibilità verso questi argomenti di genere, proprio perché c'è un gap oggettivo da colmare. Chiaro che bisogna intervenire su un fronte culturale, però anche le vostre iniziative proprio focalizzate sull'educazione finanziaria sono un passo avanti anche su questo. Allora, siamo verso la fine, abbiamo quasi esaurito il nostro tempo e mi interessava, tra le ultime domande, parlare del mese dell'educazione finanziaria. Abbiamo detto del grande sforzo divulgativo che avete fatto con il sito, quindi di tutte le sezioni molto interessanti, c'è neanche una, il Laboratorio delle Idee, che anche consiglio di visitare, perché ci sono una serie di suggerimenti molto creativi su come organizzare delle lezioni di educazione finanziaria o anche dei corsi, quindi lo consiglio. E poi ecco, il prodotto, tra virgolette, di punta, prodotto tra virgolette, del comitato è il mese dell'educazione finanziaria che si svolge da 3 anni a questa parte, ogni anno a ottobre, che è un bellissimo progetto che appunto coinvolge associazionismo, mondo della scuola,
cittadinanza, comuni. Quindi è un evento molto partecipato che coinvolge tantissimi soggetti. Quest'anno chiaramente a causa del Covid si è svolto online, ma comunque la partecipazione è stata molto elevata. Ho letto insomma oltre 600 iniziative. Insomma, quali sono le iniziative che ti hanno colpito di più? E poi un'altra cosa che invece ha colpito me riguardo al mese è che tu tempo fa hai detto il mese deve durare tutto l'anno. Cosa intendevi con questa frase? Innanzitutto, il mese rappresenta forse molto bene e meglio anche di altre iniziative quella che è la nostra missione, che è non solo di promuovere ma anche coordinare le attività di educazione finanziaria. Ed è quello che abbiamo cercato di fare con il mese, tra l'altro utilizzando le pratiche degli altri paesi, quindi ritornando anche alla raccomandazione dell'OCSE, è veramente molto utile avere questo schema di riferimento. Questa iniziativa è stata fatta con grande successo da tanti altri paesi. Il caso dell'Italia, secondo me, ha veramente trasformato il nostro paese in un laboratorio di idee e sull'educazione finanziaria. Quindi il mese ha proprio questo obiettivo, innanzitutto di promuovere tante più iniziative. Ci sono già tante iniziative, ma non sono sufficienti ancora per avere un impatto a livello nazionale. E devo dire che con il tempo abbiamo visto crescere tante più iniziative e anche chi faceva educazione finanziaria nel passato ha ampliato quello che stava facendo. Quindi un buon modo di cominciare e di continuare a sensibilizzare tutta la popolazione su questo argomento. Abbiamo seguito anche quello che hanno fatto in altri campi. Vi ricordo che ottobre è anche il mese della prevenzione del tumore al seno. Io credo che l'educazione finanziaria sia molto simile, cioè sia la prevenzione per non avere poi problemi nel futuro. Tante iniziative sono state fatte, mi sono piaciute tantissimo, non è difficile sceglierne qualcuna, però voglio dire in particolare che non a caso tante iniziative sono state fatte nelle scuole, a dimostrazione che tutti credano che sia importante investire nei giovani, che sia importante investire nella scuola e che la scuola è uno dei metodi obbligati per fare educazione finanziaria. Quindi abbiamo visto che tutti sono interessati a questo. Abbiamo lavorato molto anche con l'università, cioè l'università durante il mese hanno organizzato tante lezioni con esperti di educazione finanziaria. Devo dire, hanno riempito le aule nel passato e adesso hanno riempito gli incontri Zoom con tante persone che effettivamente vogliono avere le informazioni dagli esperti. Quindi sicuramente l'università ha giocato un ruolo importante. Ma lo hanno giocato ad esempio in realtà come i piccoli comuni che hanno organizzato in quel caso delle iniziative utili proprio per far vedere che anche la realtà locale può fare molto. E poi iniziative direi estremamente creative, dai giochi, la caccia al tesoro, ad altri che hanno cercato proprio di avvicinare l'educazione finanziaria ed entrare nella vita delle persone ed entrare nelle cose che fanno. Quindi è questo proprio lo spirito, diciamo, del mese dell'educazione finanziaria, riuscire a farla entrare nelle cose che facciamo normalmente. E io ho detto che l'educazione finanziaria, il mese effettivamente non era solo perché si facesse educazione finanziaria in quel momento, ma che sia, diciamo, una miccia che si apre una porta, si accende l'interesse per un tema che deve chiaramente durare continuamente, e quindi iniziare durante ottobre un percorso di educazione finanziaria. Chiaramente se facessimo solo e soltanto qualche iniziativa durante il mese non raggiungeremmo l'obiettivo che ci eravamo posto, che era effettivamente di aumentare le conoscenze del nostro paese. Per questo abbiamo anche ideato le linee guida, quindi quello potrebbe essere un metodo proprio per iniziare queste iniziative ad ottobre e poi continuarle durante il tempo. La tecnologia adesso ci offre un'opportunità in più, era molto, è sicuramente più difficile magari essere attirati da iniziative online, ma questo lo rende anche innanzitutto meno costoso e soprattutto non più limitato ad un particolare gruppo, cioè se l'iniziativa prima era, che so io, al cinema o era in un teatro, ecco che adesso possiamo renderla, mettendola online, disponibile a un gruppo sempre più grande. Quindi
Noi continueremo a questa versione del mese e soprattutto cercheremo di utilizzare le idee migliori. Abbiamo cercato di prenderle alcune, le abbiamo messe sul nostro portale nella sezione proprio il laboratorio delle Sì, come idee, no, la perché ricordo molto bene. è molto utile per chi magari non vuole fare qualche cosa, andare a vedere che cosa è stato fatto ed utilizzarlo. E soprattutto ci permette in questo modo anche di coinvolgere tutti, quindi ci sono state iniziative dei bambini, ad esempio in alcuni musei, oppure soltanto con delle iniziative di colorare, di leggere le fiabe, e poi diciamo un po' su tutti i gruppi, sia per strato sociale, anche per classi di età. Quindi, secondo me, il mese ci permette di sviluppare tante delle iniziative e di cercare di fare sempre meglio e di migliorare anche l'efficacia delle iniziative di educazione finanziaria, in particolare quando ci rivolgiamo a tutto il paese e quindi ad un gruppo molto eterogeneo e molto vario, ricordandoci in particolare che ci sono poi dei gruppi particolarmente vulnerabili. Certo, quindi insomma ricordiamo questo approccio che poi è tipico del Comitato in generale e anche in particolare di questa iniziativa che mi piace ricordare, il Laboratorio delle Idee, un approccio comunque creativo all'educazione finanziaria che stimoli la curiosità e sicuramente ecco, non un approccio noioso o diciamo pedante, quindi ecco questo lo voglio sottolineare. Siamo giunti adesso alla fine di questa piacevole chiacchierata e ecco concludiamo se... Hai un messaggio, siccome ecco anche prima ne abbiamo parlato del nuovo governo, insomma, che si dovrebbe formare di Mario Draghi, insomma, della personalità di Mario Draghi, che è sicuramente una personalità autorevole. C'è un messaggio che vuoi mandare al governo, diciamo, che verrà, o più in generale a tutti, alla nostra community? Sì, è un messaggio che dico sempre, quindi chi mi ascolta forse sente questa ripetizione, però è un messaggio che mi sento di dire, ovvero che la crisi ci permette di reimmaginare il nostro futuro e che non possiamo tornare al normale prima della pandemia, perché quel normale non andava già bene. E quindi usiamo questa opportunità innanzitutto per investire in formazione Conoscenza, certo. e in conoscenza. Questo è il modo di crescere ed è il mio, diciamo, invito in particolare in questo nuovo governo ad investire affinché si possa ritornare a crescere, a investire in particolare nei giovani perché sono il nostro futuro, ad investire nelle donne perché sono la metà della popolazione e sono state particolarmente colpite dalla crisi, e se tu mantieni qualcosa di debole nella tua economia non potrai riprenderti bene, e quindi occorre investire in questi gruppi più vulnerabili. E in sostanza noi abbiamo adesso l'opportunità, anche tra l'altro con i fondi a disposizione, di prendere un nuovo corso per il futuro. E io credo che dobbiamo essere ambiziosi e soprattutto pensare a questo nuovo futuro come a qualcosa di diverso e dove l'economia possa ritornare ad essere non quella di prima, ma ritornare ad essere rinvigorita da questa crisi. Le crisi sono una opportunità e Certo. noi non possiamo perdere questa Sì. opportunità. Assolutamente, parafrasando te e anche l'Ocse, servono sicuramente leader visionari per tutto questo. Va bene, grazie di tutto, grazie ad Anna Maria Lusardi, direttore del Comitato per la programmazione delle iniziative di educazione finanziaria e arrivederci a presto. Buona Grazie a serata. voi. Ciao Anna. Grazie a voi. Ciao.